Ciao a tutti, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, a migliorare la loro autostima, ma anche a combattere quell'idea che dovremmo essere tutti fatti in un certo modo e che ci porta poi a essere tutti insoddisfatti di come siamo. Insoddisfatti e soddisfatte di come siamo. Oggi siamo qua per parlare di braccia. Ho proprio messo apposta il maglione sbagliato, sbagliato di tutti i sensi, adesso che sicuramente mi farà starnutire in questo video, visto che ha le maniche corte, non posso neanche tirarle su, se no inizio a starnutire. Però volevo farvi riflettere su come noi tendiamo sempre a nascondere una cosa che non ci piace, ma molto spesso nasconderla non significa minimizzarla, far sembrare più piccole. Con le braccia, noi donne, non, diciamo che è difficile che abbia sentito qualche donna che mi dice no, le mie braccia sono troppo troppo piccole, non mi piacciono perché sono troppo piccole. Tendenzialmente non siamo mai soddisfatte della dimensione delle nostre braccia e le consideriamo troppo grosse. Quello di cui vorrei innanzitutto ragionare è ma troppo grosse rispetto a cosa? Nel senso che mi è capitato, beh, io ho sempre avuto le braccia abbastanza sottili. Ma ovviamente nel corso degli anni sono diventate più grosse e aumentando di peso, soprattutto peso quando si mette su per fluttuazioni ormonali, sono diventate più grosse, non sono più sottili, non sono sicuramente delle braccia che uno considererebbe grosse in senso assoluto, ma non sono le braccia sottili che avevo al liceo. Ma d'altra parte guardavo Dawson Creek e neanche Katie Holmes ha più le braccia che aveva lì. Nel momento in cui la vedi appoggiata col braccio così, qua messo in una certa posizione per cui sembra più magro, messa così a 17-20 anni che aveva quando ha girato il Dawson Creek, e il braccio è veramente molto magro. È sempre stata magra, quindi non è, si è ingrossato tanto, ma sicuramente non è quello che aveva a 15 anni, 16 anni, 20 anni. Quindi stiamo attenti a cosa paragoniamo, anche se paragoniamo il nostro corpo al corpo di un tempo. Ma nel caso in cui abbiate veramente le braccia grosse, cos'è importante fare? Allora, la prima cosa da non fare è nasconderle aggiungendo volume. Quindi, come ho fatto adesso, no? Io le ho nascoste e ho aggiunto volume. Non va così male perché poi un pochino si restringe e esce il resto del braccio. Però ho allargato e qua c'è un elastico. Però avete presente quelle maniche larghe? Magari anche scese. La manica scesa significa quando l'attaccatura della cucitura non è qui sulla spalla, ma è bassa qua, come questo maglione. E che poi sono anche belle larghe, aperte, magari addirittura lunghe con l'elastico in fondo fino qua. Ecco, questo va ad allargare otticamente quella parte. La nascondiamo, nel senso che non la mostriamo al pubblico, ma la allarghiamo. Allo stesso modo, quando ho messo dei pantaloni a palazzo, se ho delle gambe grosse, a prescindere dalla forma del corpo, nascondo le gambe, non le faccio vedere, ma vado a allargarle rispetto al pantalone skinny. Ok? Quindi sembrano più grosse, non si vedono, ma sembrano più grosse. Poi magari nella figura globale, perché ho segnato la vita, perché ho ampliato le spalle, perché ci ho messo il tacco, il risultato funziona ed è migliorativo nel senso di linee e di valorizzazione della figura. Però quando io vado a mettere qualcosa di largo, tendenzialmente aggiungo sempre volume. E quindi nascondo, ma aggiungo volume. La cosa importante è, se avete le braccia grosse, capire come sono le vostre spalle. Tendenzialmente, se voi avete le spalle ben rettangolari, io sono fortunata, ho le spalle abbastanza rettangolari. Ingrassando si smussa sempre un po' la spalla perché va ad aumentare il braccio e quindi ovviamente anche se voi avete di base, io proprio di base ho un'ossatura abbastanza squadrata qua, si va sempre un po' a smussare, però se di base l'avete abbastanza quadrato questo punto qua non si smussa così tanto. Nel momento in cui avete la spalla ben marcata, il fatto che il braccio sia grosso si nota meno. Certo, se vi mettete a fare una foto così, ok, braccio così, diventa grosso e si vede. Ma nel momento in cui io ho la spalla ben segnata e la vado anche a evidenziare, quindi non mettendo un maglione come in questo caso con la manica scesa
o una mantella o qualcosa che continua ad andare a arrotondarlo o una manica raglan che si intasta qua oppure proprio una di quelle magliette che non hanno la cucitura ma la manica direttamente termina qua perché sono un unico rettangolo, vado a arrotondare la spalla. Arrotondando la spalla, questa parte centrale sembra tutta più grossa e anche il braccio. Nel momento in cui ho la spalla arrotondata, tutto quello che devo fare che farà apparire il braccio più piccolo è ampliare la spalla, segnare proprio questa parte qui. Banalmente, basta che il maglione abbia la cucitura qui e non più bassa, anche se aderente. Meglio ancora se ha la cucitura qua, ma poi c'è un'arrecciatura come nel vestito dietro, una manica ad aletta che si amplia qua, qualcosa, una ruche, qualcosa che continua ad ampliare la spalla. Più la spalla è ampliata, più quello che esce sembrerà sottile. Allo stesso modo, quando mettiamo la gonna a ruota, le gambe che spuntano sotto sembrano più magre. È una questione di banale geometria e di linee. Io ho una cosa ampia, quello che spunta mi sembra più piccolo. Se ho una cosa aderente, quello che spunta è quello che è, o comunque è, a volte addirittura evidenziato e più grosso, capito? Quindi, altre cose da evitare? Tutte quelle maniche che hanno l'apertura qui, quelle giacche che hanno l'apertura qui. Tutto quello che va ad arrotondare la spalla e va ad ampliare questa parte del busto. Banalmente anche l'oversize è da evitare. L'oversize da evitare sempre, in realtà. Qua sotto trovate un post del blog dove ho proprio messo le immagini di quello che sì e di quello che no, di modo che possiate avere modo di guardarlo. Però la cosa importante è che se io metto qualcosa di aderente che copre il braccio, mi sembra di nascondere agli occhi degli altri, o metto qualcosa di largo che copre il braccio, mi sembra appunto di nascondere agli occhi degli altri quello che è una parte del mio corpo. Nascondere può farmi sentire meglio, perché mi sento a disagio rispetto a come sono, ma non fa sembrare quella parte più piccola. La far sembrare quella parte più piccola a volte significa anche esporsi, perché veramente, ok, posso avere un vestito, una blusa con l'arricciatura sulla spalla e poi la manica che scende giù dritta, quello amplierà la spalla e minimizzerà il braccio. Ma addirittura una maglia che ha l'arricciatura, che ha la mezza manica d'aletta che spunta e il braccio nudo fanno sembrare il braccio sicuramente più magro, piuttosto che quelle maglie con il foro qua, quelle con la manica larga che arriva qua e nasconde questa parte, mi vado ad arrotondare e appesantire tutta questa parte qua. L'unica altra cosa da evitare, se avete le braccia grosse, sono le magliette che vi stringono qua, ma veramente che vi stringono. Ma soprattutto sono magliette in cotone, basta in realtà fare una piccola apertura, aprirle qua sotto, diventano delle magliette a cuffia, a campana quasi. Proprio come i fiori a campanella, coprono, se magari riuscite addirittura ad arricciarli un po' qua, ma non troppo, e riescono a far sembrare il braccio più sottile. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia un po' confortato sull'argomento, vi abbia dato delle informazioni pratiche, perché per me è sempre importante darvi delle informazioni in pratica, ma è importante inserirle in un contesto, e il contesto è, non è che il braccio grosso è una cosa abominevole ed è una cosa che fa sì che dobbiate nasconderla alla vista degli altri a costo di penalizzare tutta la figura, perché sennò chissà cosa succede, ma cerchiamo di utilizzare i vestiti al meglio per farvi sentire al meglio. Se questo video vi è piaciuto, lasciatevi un pollice in su e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Lunedì uscirà la nuova consulenza manuale dei tuoi colori, dove si potrà sì fare l'analisi del colore, ma anche avere tutte le informazioni per usare il colore per vestirsi. Vi consiglio di iscrivervi alla newsletter, la trovate qua sotto, perché ci sarà una settimana di sconti e non volete perderveli e non volete arrivare alla fine della settimana come oh, ma forse c'era lo sconto e io me lo sono perso. La newsletter non è invasiva, arriva una volta al mese e vi parlo di cose un po' più personali riguardo a
il viaggio per accettare se stessi e per sentirsi bene con il proprio corpo. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere qual è il rapporto con le vostre braccia. E io devo dire che sono diventate più grosse, ma a forza di trasportare bambini, cani e anche attrezzatura da video, non hanno troppi problemi e mi piacciono comunque così come sono. Ciao!